Carrello. Signora, è tutto pronto? Ah, bene, grazie. Potrei dire molto semplicemente che questo film è una sorta di ritrovo di amici, di vecchi amici. È Amici miei, ultimo atto, praticamente. Cominciando da Massimo Magrì, che conosco da 30 anni. Pochi sanno che abbiamo cominciato quasi insieme a fare i pubblicitari. Vittorio Storaro, che tutti conoscono, non sono io certo a raccontarne la vita. E poi Sofia Loren. Come arrivare ad un personaggio così straordinario, così noto, così amato da tutti in tutto il mondo? Ma a volte le cose che sembrano più complicate si rivelano le più facili. E in effetti facilissimo è stato. Noi ci siamo sentiti per telefono a Los Angeles, ci siamo incontrati nella sua bellissima casa a Ginevra e abbiamo parlato per 3 o 4 ore del progetto, ma di tantissime altre cose. Direi che il progetto è arrivato poi alla fine come conclusione di questa bellissima, di questo bellissimo pomeriggio. Signora? Sì? È tutto pronto. Ah, grazie. Signora? Sì? Signora? Sì? È tutto pronto. Vorrei dirvi adesso due cosine, proprio due pennellate su altri due personaggi minori, si fa per dire, del film, ma estremamente importanti. Uno è il capo prosciuttiere, diciamo così, quel signore con i baffoni, con i capelli bianchi. Si chiama Peppino ed è il mio più caro amico. Il secondo è Michele, il segretario particolare, che sembra un furetto, un topino curiosissimo che si muove a scatti. Ecco, ho pensato immediatamente a lui per il personaggio d'accompagnamento con la Lore. Cotto è una freschezza corta distante dalla vaschetta. È a Catadavillo. È a Catadavillo. È a Catadavillo.